Ciao a tutti ragazzi, di questo nuovo video, io sono Jeffrey, oggi siamo sull'episodio 7 di Uncharted. E vi ricordo intanto di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e condividere il video. Comunque ragazzi, un breve riassunto di quello che è successo. Noi abbiamo preso la croce da un'asta, preso, rubato una croce da un'asta e Nulla, abbiamo trovato comunque una questo mappa video Uncharted dentro 2 che intitolavo mi sa sempre il doppio. che adesso sta per uscire dalla croce. Ok, perfetto. Quella mappa col simbolo della croce. E poi l'abbiamo aperta. Abbiamo scoperto la data dove è il posto giusto dove andare a cercare il tesoro. Ma sapevamo anche che c'era Rafe là a cercare il tesoro. Ma era dalla parte sbagliata. Il problema è che noi nel lasso di tempo di arrivo e salite strane su montagne e il resto, loro ci hanno trovati Eccola. e stavano già perlustrando quella zona, quindi abbiamo dovuto fare delle esplosioni. Anche loro hanno Porca miseria, che fatto botta. esplodere molte Look at the cose. radio, Slither. Watch out, Una watch out, watch out, prestazione watch out, watch bruttissima, out. mi ricordo. La scena di wrestling merita tutto. Qua parte la missione stealth, dove all'inizio, per carità, non siamo andati male. Insomma, il panino giallo era il rischio. E mi stavo ammazzando tutti. Il mio obiettivo era quello di ucciderli tutti quanti. Questo qua che ammazza tutti davanti, poi dice nessun problema. Poi eccolo là, il proveniente arriva davanti a casa. E insomma, pensavo che fossero finiti sotto, e invece mi sono fatto scoprire. Come ha fatto E Jeffrey? vabbè, la missione stealth è finita male, non so se si nota, ma ci sono quattro persone che mi stanno sparando. Vabbè, l'abbiamo trovato il crocifisso tra i centinaia, quello giusto. Abbiamo visto che le date, il simbolo e il nome corrispondeva. Abbiamo risolto degli enigmi, che non erano tantissimi complicati, almeno quelli iniziali, che ci hanno portato a degli indizi. E però il tesoro non era ancora là. L'indizio era questo. Siamo andati fino laggiù. Qua, poverino, questo che esplode malamente. E siamo rimasti fregati. E quindi abbiamo dovuto risolvere altri enigmi. Abbiamo rischiato la vita. Piuttosto io ho rischiato la vita. Lui stava là, tipo, dire no, perché è morto. Vabbè, faccio io. Invece no, perché ci siamo riusciti. Oh mio Dio, che fatica. Bene. Poi, dopodiché, abbiamo risolto altri enigmi. E siamo voluti prendere la croce, quella d'oro. Invece, no, io gli ho detto prendi Non la moneta pensarlo, la di legge bronzo. di per Ci sé è hanno antica. mostrato che dovevamo andare a Madagascar in quel punto. E diciamo che ci siamo trovati nei guai. Ecco, in guai seri, molto seri, poi mi spiegherai come dei pirati abbiano, cioè, sta tecnologia non ce l'abbiamo anche adesso. Comunque siamo riusciti a scappare in mezzo al casino più Mamma mia, totale. ragazzi. Loro hanno una mira perfetta comunque, ci hanno preso con un colpo. Comunque Sei. siamo riusciti a Spero che ti sia scappare piaciuto. in mezzo al Se casino, ti e il resto siamo piace, riorganizzati e però. adesso ci troviamo qua. Anche il direttore l'ha trovata. In questa L'hanno ambulanza? pestato davvero per bene. Io non E l'avrei non più ho mai più pestato. visto la faccia. L'hanno pestato davvero per Mi sono rifatto bene. quando il direttore è andato in casa. Ma non è andata come mi aspettavo. No, 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 no. E Ragazzi, eccolo là! Sono quanto è riuscito bravo, a farmela sei tutta in geniale, retromarcia! Un su genio! sì, sei Ragazzi, ve bravo, l'ho detto, dovete scendere! l'epoca Non non è posso sempre guidare facile, io, faccio sono schifo! scoccato dai Io non gerarchini, gioco a giochi di non vorrei tranne Rocket rischiare League, ma Rocket qualsiasi League è diverso, problema là, per le certi macchine giocatori, esplodono, quindi. era una fa... Ragazzi, divertimento continua! Ciao fratello, senti, io ho una macchina! Secondo me si è fatto male. Sei a non so quanti metri di altezza. Non voglio cadere adesso, Ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. eh? Spingo. Ok. Segna Spingiamo. Oddio! Consegna specialissima! Salta! A posto! Più o meno. Io sarei morto.
Mortissimo, te ti sei fatto tutto questo sopra questo. E vai! Scusatevi, ci penso io! Sì, beh, una sola! Tranquilli ragazzi. Ragazzi, avete veramente stufato. Tanto qualcuno è già morto prima di essere proprio venuto. Le mie abilità di sport, ragazzi, dovrebbero essere riconosciute in tutti i paesi. Raga, mi è venuta in mente una cosa fighissima. In battaglia! E uno! Mi sento tipo Goku adesso. Oh mio Dio! Cosa diavolo sono sopravvissuto, raga? In realtà sarei morto malissimo. Ah, adesso sì che ci divertiamo! Oddio, dite cosa ha girato? Ma no, sono ancora vivi e vegeti, ragazzi, tipo lui. Non pensavo mai ci provesse veramente. Secondo me sta bene, poi non lo so. Secondo me anche lui sta benissimo. Vedi quanto è bene. Mi sono messo benissimo, ragazzi. Ehi, andiamo prima che arrivino altri mercenari. D'accordo. Ora passiamo questo ponte. Adesso. Giù con questo ponte. Dai che ci riusciamo. Veloce, rapido e indolore. A posto. Vedete? Indolore. Secondo me questo masso potrebbe cadere, eh? Non ne sono completamente sicuro, ma se noi andiamo dritti per dritti, teoricamente non ci dovrebbe dare fastidio, no? Teoricamente. Sicuramente ci darà fastidio, sicuramente faremo un volo di... Siamo pronti. Andiamo. Poche domande, continuiamo. Andiamo, oh mio Dio. No. Gancio e albero sono indistruttibili. Ok. Vabbè, allora ci odi però, eh. Oh mio Dio. Che forza c'hai, Sam? Secondo me ha appena rischiato l'infarto, eh. Io l'avrei preso. Non so come fa a non averlo preso, però vabbè. Benissimo. Sta pregando Sam. E la preghiera di Sam ha funzionato. Grande Sam. Ebbene, parlerò con il mio strizzacervelli. Questo? Ah, servito. No, dopo questa quasi farci morire, però è servito. Casino, guarda. Veloce. Oddio. Per una volta è andata nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Beh, quasi. Ora, domanda solo. Ah, beh. Infatti, dicevo. Bella sta torre. Ragazzi, però non potete mettere così tante copertine a confrontare, però troppe veramente. Sbam, tre impavidi e una torre. Cosa c'è? Sì, aspetta, prima di andare là. Ma non mi sono mai messo a esplorare la zona io. Sbam. Voglio sapere neanche cosa sei. Però di là c'è qualcosa. Qua non c'è nulla.
Si può salire? Una manda sembra, no, no. No, c'era una cosa. Ah. Va bene. Sam, dammi una mano. Sì. Uno, e dos, e tre. Non so perché il due l'ho detto in spagnolo, però mandare. Esplosivi. Tranquillo, Sally, non fai niente te. È murata. Bene, diamo un'occhiata. Sì, ma scusatemi, io ho una granata col muro, mi sembra un po' rotta. Tecnicamente se mando la granata là. Buongiorno. Vieni a vedere. Sandisma? Sandisma. Mamma mia. Si rivede. Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery, Damastio, e questo è di Adam Bond. Qui c'è Joseph Farley, e questo è Richard Bond. Capitani pirata, forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Questo? Bene, quindi qual è il trucco stavolta? Dobbiamo premere un pulsante, tirare, forse un braccio, proviamo. Forza, ragazzi, quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente Vulcano. La corona è Kingsley. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Nate? Un genio. Quindi se noi siamo qui... È stato un record con il sigillo di Ari. Ok, allora gli altri sigilli devono essere ritrovati dell'epoca di Ari. Insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, Victor. Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? Siamo secondi. A quanto pare non siamo i primi. Oddio, ti prego. Ma dovete rompere da qualsiasi parte io sia! Vabbè, comunque ragazzi, questo episodio è tutto. Noi ci vediamo in un altro episodio. Qua da Jeffrey e Sandisma è tutto e noi ci vediamo in un altro video. Ciao raga. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's